Siamo per entrare nel mercato delle spezie. 1664. Adesso c'è un giorno. Che merita di essere fatta. Il mercato è una struttura che si trova accanto alla sinagoga in costruzione. Anche se realizzato in un palazzo bellissimo, edificato, come dice, tanto adesso all'esterno nel 1664. Qui si acquista spezie, ma non solo, guardate, questi sono dolciumi. Qui abbiamo molto grande argomento. Una palmeria. Sicuramente è una delle passeggiate da fare per chi viene a Istanbul. Questa è una delle caratteristiche della realizzazione in legno prodotta dai turchi. Qui abbiamo una uscita che è un'entrata, anche una storia sorvegliata con un metodo di accorre un genere di polizia. Qui abbiamo un'altra delle uscite. Questa è l'uscita numero 2 del mercato delle spezie, che è una uscita su ogni lato. Uscita dal mercato delle spezie ci si avventura in un'altra zona di mercato dove c'è da perdersi. Questo vende il caffè, la fila per prendere il caffè, come lo vende? Cosa vende? Il caffè. Il bacchetto, vende, da là. Ma si può pigliare anche più di un bacchetto, si deve pigliare solo un bacchetto. 56 grammi, 100 grammi, mezzo chilo, un chilo, quello che vuoi. Questo è il bacchetto. Qui c'è un bacchetto e laggiù c'è acquisto. Il caffè che viene tostato qui. Il caffè turco. Stai chiamando nel mercato. È davvero una passeggiata entusiasmante.
c'è il caffè. È una vera e propria torre pezzi. 200 lire. Dopo aver detto che la vediamo in vista, prendo un lambito singolarmente. In questo momento il lavoro deve essere già finito, le macchine sono finite. Però va, c'è il forno che deve utilizzare e la macchina che sta già spostando. Qui si vende frutta pesata dal vecchio sistema della bilancia e adesso. Sembra proprio di essere in uno dei vicoli del quartiere di Napoli. E come a Napoli non manca il mendicante col bambino. Anche in questo mercatino d'estate sono specializzato nella vendita di prodotti. E ci vediamo tutti i prodotti per aggiungere le case, le scuole e in caso di questo. Piatto di carta, tagliolo, per questo naturalmente ci sono anche altri prodotti oltre a quelli prevalenti della strada. This Napoli. Italy. Napoli, same. Tutto come andare. Si fa la presa all'ingrosso. Guardate il pacchetto che porta questa persona. Completo di tutto quello che si vede e ci abbiamo sempre di vendicare delle stime. Siamo tornati dove si vende caffè. Da chicco. Caffè chicco molito. Cos'è questo? Cioccolato. E questi sono i vari caffè che si possono bere, quindi li mischiano quindi praticamente prendono il caffè ridotto e lo mischiano con altre sostanze. Non riesco a finire il mercato delle specchie. Ancora un piccolo giro per vedere qualcosa che prima stavamo saltando. Qui c'è tanto da vedere, occorrerebbe tantissimo tempo. Ma di qua
che non siamo andati. Anche se realizzato oltre 400 anni fa, questo edificio è stato ristrutturato e riorganizzato per essere un mercato. Tantissime azioni.